Ciao, salve, bentornati e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Quella è la cima nord di San Sebastiato e lì sotto c'è anche il passo Duran. In quella direzione andremo adesso per la nona tappa dell'Alta Via delle Dolomiti. Buona visione! Tappa numero 9 dell'Alta Via, in teoria va, beh, qua o Passo Duranno o Rifugio Carestiato. Da qua praticamente la via 549, da qua si intraprende e giù verso questa malga e da qua avanti 543, questa forcella da Garei e si continua qua, sempre qua, fino ad arrivare alla malga Moschesin, e da qua si sale fino alla forcella del Moschesin, e che è qua 1800, no, 1940, e si scende di nuovo sempre 543 fino ad arrivare al rifugio Pranper. La via sta passando un tratto di strada asfaltata dal passo Duran giù un pezzetto, poi c'è una curva seguendo sempre la via 543, ma riprenderemo subito di nuovo altre vie. Dal bosco, un bosco stupendo, veramente da favola, con piccole baite, radici, non so, molto mistico, interessante. Qua a sinistra, praticamente facendo questa via, abbiamo i Tamer, e andando in là poi ci avviciniamo ai Pramperet. Si vede bene la via che continua in su, in mezzo a quei boschi, ancora in là, 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 fin giù in fondo, e probabilmente qua dietro, poi giù lì c'è una malga dove facciamo una pausa prima dell'ultima salita. Molto bella questa traversata, il terreno cambia di continuo, ghiaia, bosco, cespugli, arbusti, e non ti annoi mai. Qua malga Casolare Moschesin, speravo di trovare un po' d'acqua qua, sembra che non ci sia niente. Dal Duran a qua, a questa malga, circa 2 ore e mezza, 3 ore, ovviamente dipende, come sempre, un po' dal peso che portate, condizione eccetera. Intorno alle 3 ore, magari anche di più. E questa traversata è molto lunga, impegnativa, ma bellissima. Qua arrivati a questo casolare, guardate, per chi vuole può anche fermarsi qua. Molto molto rusticale, come vedete qua si può far fuoco, qua c'è gente che lascia immondizia, vabbè,
non è il caso. Tavolo e lassù appunto possibilità anche per dormire. Da qua adesso si gira poi a sinistra, comunque sempre la via 543, su verso la forcella di Moschesin, 1900 qualcosa di altezza, quasi 2000. Una salita di un'ora, un'ora e mezza sicuro. E da lì poi si scende al rifugio Pramperet. Per arrivare alla forcella all'inizio un tratto un po' a zigzag su una via comunque molto larga e dopo un tratto un po' in una via un po' più stretta in mezzo all'erba. Qua c'è una forte, una vecchia caserma, molto interessante, qua in mezzo. Ora si scende al Pramperet. Qua più in giù c'è pure dove c'è la Malga Pramper, un agriturismo. Noi andiamo avanti al Pramperet, ancora 45 minuti. Guardate lì, tutto scuro, si sentono i tuoni, il rifugio non è lontano, sti tuoni di temporale ti fanno aumentare il passo di un bel po'. Sono dietro il rifugio Pramperet. Questa nona tappa finisce qua. Ho dovuto scappare dalla pioggia. Se dopo piove un po' di meno, vi faccio vedere meglio il rifugio. Ci vediamo comunque alla tappa numero 10. Ecco che vediamo il gruppo Talvena, anche se non proprio benissimo, ma comunque in quella di direzione. Con la forcella sud della città, o città se non sbaglio, e da lì poi discesa dall'altra parte verso rifugio Pian de Fontana, con davanti a noi già possibilmente la vista sul imponente Schiara, Monte Schiara. Arrivati al rifugio Pian de Fontana. Ora vi farò vedere un po' il percorso. Ho fatto delle riprese e man mano che magari ve le faccio vedere un po', vi spiegherò o vi spiegherò qualche cosa mentre vedete delle immagini. Questa decima tappa va qua dal rifugio Pramperet
in questa direzione subito sul 5.14 e si va su fino a questa porta o forcella, chiamiamolo come vogliamo, del Pezzedei, dove siamo già a quasi 2000 o a 2000, passa 2000. Questa prima parte qua molto semplice e facile, in mezzo a sì, di nuovo cespugli, pino mugo, salita non troppo difficile, poi questa traversata fino alla forcella anche molto facile. Qua se c'è nebbia comunque o brutto tempo non molto consigliabile. Questa forcella qua c'è una bellissima vista, qua si vedono veramente, se si guarda indietro, tutte le Dolomiti e poi si va un po' avanti e si ha la vista già sul Schiara, bellissimo. Qua la discesa è ben faticosa fino al rifugio Plan de Fontana, dove siamo adesso, molto molto ripida, anche segnalato, come vedete qua c'è un segnale che segnala che è ripida, non è adesso molto pericolosa, ma si deve fare attenzione a ogni passo, non scivolare, non inciampare, e vabbè, per gente che gira un po' dopo aver fatto tutta l'alta via o una parte, non è così difficile. Questa, come detto, la tappa numero 10. Direi che per questa serie dell'Alta Via delle Dolomiti questa è l'ultima puntata. Praticamente da qua adesso ognuno può un po' decidere cosa fare, come finirla. Da qua si può andare sul Schiara, lì c'è un bivacco, scendere dall'altra parte, però lì c'è una ferrata non da sottovalutare, e comunque ti fai tutta l'alta via senza attrezzatura da ferrata, adesso ad un tratto ti servirebbe. Poi mi sa che si può scendere dalla parte sinistra o parte destra, quello che farò domani io. Praticamente da qua si va su una piccola forcella, così piccola non sembra, però, e poi dall'altra parte giù dove c'è il rifugio, fino al rifugio Bianchet, e da lì poi si scende, si va verso la strada, si prende il bus e si va a Belluno. E finisce qua questa parte 9 e 10 dell'Alta Via delle Dolomiti e tutta la serie dell'Alta Via. Spero vi sia piaciuto questo video, spero vi sia piaciuto un po' tutta la serie. Direi che per questa volta è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao.